Dopo il KO di Vasso, l'Isernia incontra il Pineto in casa. Lo stadio si presenta quasi privo di tifosi, dopo che quest'ultimi avevano annunciato tramite comunicato di disertare la partita. Dirige il signor Russo di Torre Annunziata. All'ottavo minuto, Esposito, lasciato solo dalle difese isernine, inizia le danze delle cinque marcature del Pineto. A distanza di poco tempo, Cruz ruba il pallone e indisturbato la mette dentro. Al 23esimo, Tomasini dalla distanza mette a segno uno strepitoso gol per lo 0-3 del Pineto. Nulla può fare Tano. Al 27esimo prosegue l'agonia e su calcio d'angolo Mazzei, indisturbato al centro dell'area, la mette dentro. Si chiude così il primo tempo tra i fischi dei pochi presenti. Un'Isernia demotivata. La ripresa vede l'Isernia dopo 180 secondi mettere a segno il gol della bandiera con Romano. Al 34esimo Mazzei serve sul secondo palo Cruz, che si fa trovare pronto e la mette dentro. A completare il pomeriggio dell'Isernia, nei minuti di recupero, ci pensa anche il palo, colpito da Frabotta. Finisce così 1-5 per il Pineto. Sì, abbiamo preparato la partita in questo modo, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla subito bene nei primi minuti, infatti dopo 20-25 eravamo già sul 3-0, quindi la pratica, diciamo, era quasi chiusa, quindi la squadra ha fatto quello che voleva, quello che abbiamo interpretato durante la settimana nella preparazione di questa gara, quindi bene, quindi c'è stata una interpretazione giusta e un approccio giusto a una partita importante contro una squadra che sappiamo la posizione di classifica, dove aveva necessità a tutti i costi di portare un risultato positivo. Noi cerchiamo di guardare un po' avanti, anche noi cercavamo i 3 punti, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, penso con merito. Possiamo dire che è stato un buon esame di maturità perché molto spesso, soprattutto nelle ultime giornate, le squadre di bassa classifica vendono cara la pelle. Abbiamo visto Notaresco che ha lasciato qui 3 punti, quindi questa è insomma una nota positiva per voi. Sì, ma è stato un discorso fatto anche da me in settimana ai ragazzi. L'Isernia qui in casa ha tenuto botta al Notaresco, al Matelica, alla Reganatese, quindi squadre importanti, e quindi temevo un po' l'atteggiamento di questa squadra, soprattutto nelle partite casalinghe. Poi i ragazzi sono stati bravi, mentalmente hanno avuto un approccio alla gara, quindi bene che c'è stata una lettura e interpretazione giusta fin dai primi minuti. La ripresa è riuscita comunque a far ottemperare tutte le sostituzioni, insomma, è stata una sorta di allenamento, possiamo dire. Ma sicuramente nei minuti finali abbiamo dato qualche spazio a qualche giovane che merita, che fa parte dell'organico, e oggi fortunatamente abbiamo potuto, ecco, dare spazio a questi ragazzi che stanno lavorando con il nostro gruppo e in preparazione per il futuro, e sicuramente ritorneranno utili. Mister, da dove ripartiamo? Come si commenta una sconfitta del genere? No, veramente bisogna ripartire dalla prossima, poi la prossima è Cesena, quindi stiamo Altra proprio l'altra ancora. E no, essere proprio freddi in questa giornata, nelle posizioni dietro non è cambiato niente, il distacco è sempre quello e bisogna credere assolutamente alla salvezza. Certo, dopo una sconfitta così, però. Non è facilissimo, ma effettivamente è rimasto tutto uguale. Partita di oggi, poi dalle prestazioni ultime, specialmente col Notaresco l'altro in casa, sembra impossibile che abbiamo potuto fare una prestazione così. Purtroppo, testa, gambe, qual è il sì, problema? all'inizio proprio veramente avevamo anche il vento contro molto forte, però ecco un po' più di rabbia, un po' più di, nei duelli, nei contrasti. Insomma, abbiamo regalato veramente 2 o 3 gol che neanche nelle categorie più basse succede. E quindi non ho anch'io neanche molte parole da dirvi. Chiaramente il responsabile primo sono io di una sconfitta così, però fino a un certo punto, perché dopo Senta, se ai tu. ragazzi cosa ha detto lo spogliatoio? No, ho detto, nel primo tempo ho detto cercate un po' di dignità, di carattere, di non prendere 7-8 gol. E secondo tempo chiaramente abbiamo fatto un po' meglio, ma diciamo che è stata così, l'hanno fatto per loro, per almeno rialzare un po' la testa. Però è brutta, fa male. A me in carriera prendere 5 gol in casa non mi era mai capitato, però ho l'età per fare subire anche queste cose. Ora vediamo, sento anche la società,
per ripartire, però bisogna ripartire anche dai giocatori di avere una mentalità diversa sicuramente, soprattutto in casa non possiamo essere così leggeri nei duelli e nella voglia di cercare il risultato. Devo dire che è una delle pochissime volte che non l'hanno fatto, però questo è. Senta, lei ha detto sento la società, che significa? Ci sarà un contributo della squadra? Sì, nel senso, cioè o vogliamo giocarcela perché è rimasto tutto uguale, se no non dico di lasciar perdere, però non si può fare queste prestazioni. Cioè noi è chiaro, non è che parte da Cesena il nostro campionato, anche se uno va là e deve andare sempre a dare battaglia, anche se è il Cesena. Però il nostro campionato c'è un calendario anche abbastanza, come dire, possibile per potersi salvare, però non ci vuole un'altra mentalità, se no così non si può.